Ok, eccoci, ma aspettate, questo non è il video per chi non mi conosce, non sa che mi chiamo Simo, che ho appena aperto un'attività, questa qui, che mixa il mondo della palestra a quello di là del co-working. Quindi rimanete solo se magari avete visto tutti i miei ultimi video dove faccio vedere tutti i lavori che ho dovuto fare per tirare su questa cosa, dove mostro voce per voce tutte le spese di quanto costa aprire una propria attività fisica. E oggi volevo giusto fare un update di cosa è successo dopo 3 mesi e dare magari anche qualche piccolo spoiler di quello che succederà prossimamente. Quindi, se siete ancora qui, bene, grazie. Io sinceramente credo che siano rimasti quelli che ormai posso considerare amici. Nel senso che non vi vedo più solo come persone che magari commentano o che mi scrivono, anche magari sul mio Instagram, ma amici. E questo lo dico perché da quando ho aperto è venuta un botto di gente a trovarmi fisicamente qui. E non sto parlando dell'amico magari di Milano che ti dice: oh, visto che hai aperto, non sono neanche scomodo a passare, magari vengo lì a trovarti. Ma è arrivata gente dalla Calabria, dalla Sicilia. Tu ti rendi conto che io sono venuto a Milano, da Palermo, per fare una sessione di allenamento nel tuo studio? Dalla Campania, quindi tutto il sud Italia, hanno preso l'aereo. È arrivata una persona anche da Londra per allenarsi qua, ma anche gente comunque del nord Italia, ma non di zona, non di Milano. È tutto nato dal canale YouTube, dai social, e quindi io questa cosa non riesco ancora sinceramente a crederci. Comunque, siamo qui per degli update. Togliamoci subito la parte economica. Allora, qui posso dirvi che dopo 3 mesi abbiamo raggiunto quello che è il break-even point, o punto di pareggio, che, anche se qualche economista magari si incazzerà per la non precisione della descrizione, è, diciamo, quel punto in cui le entrate e le uscite pareggiano e quindi uno ha coperto tutte le spese che ha in quel mese, compresi anche gli ulteriori investimenti magari di pubblicità, eccetera. Allora, se devo dare una mia considerazione, non è male, nel senso che molte startup, proprio quando fanno il business plan, hanno un break-even point, cioè un punto di pareggio, magari messo a 6 mesi o anche un anno, perché in tutte queste attività non è che basta mettere un capitale iniziale, aprire e poi dire: ok, io avevo massimo quei soldi da parte o li ho investiti tutti, poi spero di guadagnare. Bisogna sempre mettere anche un tot di soldi, sapendo che i primi mesi ci saranno principalmente spese da pagare, soprattutto magari le spese di marketing, che una volta che hai un ambiente, hai l'idea, gli hai dato una forma e puoi iniziare a comunicarla, allora devi investire in pubblicità e marketing. E quindi io mi ero messo da parte anche quei soldi, e diciamo che invece già dopo 3 mesi siamo arrivati a questo punto di pareggio, che, per come sono io, che sono uno così impaziente che magari mi viene un'idea da fare di qua, la ordino su Amazon e già mi chiedo: perché non è qui in questo esatto momento? Io non posso aspettare, mi dà fastidio aspettare. Quindi figuriamoci 3 mesi, un po' sono così che dico: forse poteva andare meglio, non lo so. Io sono stracontento e sono stracontento soprattutto per tutto quello a cui stiamo lavorando oggi e che saranno i progetti che vedranno la luce da settembre in poi. Qualcosina vorrei spoilerare, quindi ora non so se posso dirvi ad esempio della collaborazione con... Forse no, questo è un po' troppo. Magari posso dirvi che invece distribuiremo dei in zona, anche se poi forse in post-produzione queste cose non so se ve le posso dire. Comunque, per darvi un attimo un'idea di cosa succederà, allora vi do degli indizi, così me li scrivete sotto se avete più o meno capito. Subito a inizio settembre riguarderà la collaborazione con un brand che copre tutta Milano e che ha a che fare con questa cosa qui. Allora, negli ultimi 2 anni, questo vale per chi è di Milano purtroppo, ma negli ultimi 2 anni, se io vi dico spostarsi da un luogo A, da un punto A a un punto B, cosa vi viene in mente? Perché potrebbe centrare. Invece per la cosa che succederà da metà settembre in poi, è difficile senza farvi capire, però vi dico, noi ovviamente qui portiamo avanti un'idea di vita e alimentazione sana, e se andiamo a inquadrare questi concetti nel periodo dell'anno, cioè settembre, cosa vi viene in mente? E questa sarà un po' la seconda cosa. Tutto ovviamente documentato con dei video principalmente sul mio canale, dove vedrete in realtà dietro le quinte tutto come vengono preparati questi progetti, quindi
ovviamente rimanete iscritti a Panellina. Vabbè, poi più avanti è inutile anche che vi dia troppi indizi. Quello che posso dirvi è che mi diverto un sacco il fatto che finalmente possiamo unire il concetto del fitness a non un po' i soliti cliché e quello che è un po' già visto, quindi magari il corpo mega statuario o... Cioè, detto fra noi, ma a chi cazzo interessa come si fa correttamente uno squat? Che potrebbe essere, non lo so, un tipo di post che fa un'attività fitness. Ecco, quella roba lì ci vogliamo completamente distaccare, portare avanti un concetto legato soprattutto alla produttività, ad avere un corpo che risponda a quella che è una vita attiva, quindi anche come non avere magari la stanchezza del primo pomeriggio, come sentirsi sempre in forma, non dover piangere se devo fare le scale perché l'ascensore è rotto, cioè tutti quei concetti lì più legati a una vita quotidiana. E ci sono un sacco di brand che portano avanti anche loro dei concetti simili e che quindi diventano affini anche al nostro. E io sinceramente, poi mi direte anche voi vedendo i progetti, ma non avevo mai visto delle collaborazioni di questo tipo tra un brand fitness e altri tipi di brand che poi vedrete. Quindi sono veramente stracontento, stracarico, per questo sono stanco, non ho tempo di tagliarmi i capelli, neanche di allenarmi pur vivendo io in una palestra. La cosa fighissima è che questa attività si presta a un sacco di cose anche alternative. Quindi ad esempio, per farvi capire, ho già un po' per prendere le misure, ho fatto dei test per ora, ho ospitato un ritiro aziendale dove delle persone hanno completamente preso possesso del co-working, per però poi spezzare a metà pomeriggio con una mezz'ora, 40 minuti di allenamento di qua nella parte fitness, un allenamento che però era anche un po' team building perché lo abbiamo progettato tutto in funzione di quella cosa lì. Poi ho ospitato anche il primo mini raduno, quindi di là, sempre nello spazio co-working, con un piccolo catering, che però è stato preso di mira solo dopo, anche in questo caso un allenamento tutto insieme. Quindi unire anche momenti che teoricamente non avrebbero a che fare col fitness con quella cosa lì, perché per me è un ritorno un po' alle origini, a come quando si giocava da bambini, ed è un concetto a cui tengo molto, infatti poi tutti dicono che è stata una figata. Questi erano un po' degli aggiornamenti. Se devo fare due appunti finali, uno è che la paura, diciamo, che non mi ha ancora abbandonato. Siamo ancora a quel livello dove potrebbe andare tutto in modo disastroso o invece tutto meravigliosamente bene. Ma in realtà, se ripenso a tutti i momenti della mia vita in cui ho fatto delle scelte veramente importanti e che oggi mi fanno essere la persona che sono, sono sempre state accompagnate, almeno per me, da una certa dose di paura. Ovviamente si vivono dei periodi particolari, ma servono magari questi sentimenti a farci smuovere, a darci la forza di muoverci dal punto in cui siamo. Perché io ho scoperto, soprattutto su di me, che non mi piace stare fermo. Quando iniziano a passare i mesi e addirittura gli anni in cui faccio sempre le stesse cose, sento che magari io in quella roba lì ho già dato il mio e quindi voglio passare ad altro. Mi piace come fanno i Pokémon evolvermi. Questa non lo so se la lascio. Ultima cosa, vi auguro sinceramente, se posso fare un augurio a chi sta guardando ed è ancora qui, vi auguro di trovare il vostro control fitness, cioè il vostro progetto che vi fa svegliare felici la mattina. E che c'è quella frase di Confucio strabusata, che se fai una cosa che ami non lavori. Ragazzi, per me ve lo giuro che è vero, cioè sento la stanchezza a volte, anzi quasi sempre ultimamente, di riuscire a incastrare tutto, perché poi uno ha anche una vita in cui deve mangiare, cucinare, uscire, passare tempo con le persone a cui tiene, eccetera. Quindi sicuramente sono stanco e non è che non mi pesi, ma mi sveglio ogni mattina felice di dire oggi magari ricevo la risposta a quella mail, oggi posso fare quella presentazione, posso pensare a quella cosa che mi è venuta in mente ieri parlando con un'altra persona. E vi auguro di trovare la vostra cosa che vi faccia passare le giornate così, perché è veramente una figata, pur io non sapendo ancora come andrà a finire. Quindi mai come in questo caso posso dire ci vediamo al prossimo episodio, e se siete tra i folli che ancora non siete venuti a trovarmi, che ve lo dico a fare, vi aspetto.